segno di croce, che cosa poi consapevolmente avviene durante una celebrazione poi dell'Eucaristia. Vedete, fateci caso, noi è indubbio, tutti quanti partecipiamo alla celebrazione, tutti, ma il problema non è partecipare a una celebrazione, il problema è vivere della celebrazione, qui è la differenza. E allora questi incontri che stiamo facendo, proprio questa consapevolezza vogliono darci, che noi siamo chiamati a vivere della celebrazione, non semplicemente a venire alla celebrazione, perché altrimenti il discorso è sempre quello: vado a messa perché devo andare a messa. No, noi dobbiamo vivere di quello che poi celebriamo. Quindi capite che se io celebro il perdono, devo vivere poi del perdono. Se io celebro e ascolto e rendo grazie alla parola di Dio, devo vivere poi della parola di Dio. E se io celebro e vivo l'Eucaristia, devo essere poi io eucaristico. Altrimenti partecipo, ma poi non vivo di quello, di quella realtà alla quale poi sto partecipando. Allora ecco, le fondamenta, come dicevamo all'inizio dei nostri incontri, proprio che stanno lì alla base. Più una casa deve essere solida sopra, più le fondamenta devono essere proprio solide poi sotto. È quello che abbiamo cercato di fare in questi incontri. Ripeto, un poco, qualche volta un poco più difficili, più astratti come discorso, però li ritengo fondamentali, e in modo particolare l'incontro che abbiamo fatto la settimana scorsa, se vi ricordate, la volta scorsa, se ricordate, quando parlammo della comunicazione. Se ricordate, quando parlammo all'ultimo incontro, l'incontro precedente, come avviene questo rapporto con il Signore, siamo partiti da come avvengono i rapporti a livello umano, e a livello umano avvengono attraverso quelle mediazioni che noi abbiamo a disposizione per poter entrare in relazione l'uno nei confronti dell'altro. Quindi abbiamo dei gesti, dei segni, delle parole che sono le mediazioni attraverso le quali noi esprimiamo noi stessi, ed esprimendoci possiamo entrare in comunione con chi ci sta davanti. Così anche il Signore nei nostri confronti entra in relazione con noi, si mette in comunione con noi attraverso delle mediazioni sensibili attraverso le quali noi possiamo entrare poi in relazione, in comunione con Lui. Perché attraverso, senza mediazioni sensibili, noi non possiamo comunicare l'uno nei confronti dell'altro. Vi vedo un poco distratti. Distratti. No, signora, lei però guarda solo me, io guardo poco più indietro. Questo purtroppo è lo svantaggio di chi sta qua. Sono stati consegnati due fogli. Allora, vedete quello spillato? In pratica è un po' con la sintesi di ciò che abbiamo detto fino ad oggi. E quello lo mettete da parte questa sera, ve lo portate a casa e lo rileggete. Ripeto, è un po' il riassunto di ciò che abbiamo fatto fino ad oggi. L'altro foglio invece sono tre citazioni che avevate sul primo foglio che vi consegnai, se ricordate. Quindi sono tre passi della Sacrosanctum Concilium che questa sera noi analizzeremo. Allora, se prendete il foglietto, vedete, c'è il numero 2 della Sacrosanctum Concilium. Lo leggo, così se seguite, poi faccio una brevissima spiegazione sopra. Dice così questo numero. La liturgia, e noi non ancora abbiamo detto che cos'è la liturgia, non l'abbiamo ancora detto, però adesso lo leggiamo e poi dopo cerchiamo di dire. La liturgia, infatti, mediante la quale, specialmente nel divin sacrificio dell'Eucaristia, cioè sarebbe la messa, si attua l'opera della nostra redenzione. Attenzione, perché noi questo abbiamo parlato la volta scorsa. La redenzione, cioè il mistero della morte e risurrezione di Gesù Cristo che ci ha donato la salvezza. Quindi dice questo numero 2, la liturgia mediante la quale specialmente nel divin sacrificio dell'Eucaristia, cioè specialmente durante la messa, si attua l'opera della nostra redenzione. Con i vostri occhi sottolineate questa frase: si attua l'opera della nostra redenzione.
perché qui è tutto. Quindi nella liturgia, in modo particolare durante la messa, che cosa accade? Nella liturgia si attua, si realizza, avviene, accade l'opera della nostra redenzione, il fatto che siamo salvati. E noi, vi ricordate, siamo salvati da che cosa? Non da una nostra azione, non da un nostro proposito, non dalla nostra buona volontà, neanche dal fatto che vogliamo convertirci, che non vogliamo fare più peccati e vogliamo essere santi. Non è questo quello che ci salva. Che cosa ci salva? Il mistero della morte e risurrezione di Gesù Cristo. Quindi nella liturgia questo si attua, si realizza, quel mistero lì che ci ha donato la salvezza. Certo, dopo ci chiederemo, e com'è possibile che una cosa che è successa 2000 anni fa si realizza ancora oggi? Lo vedremo dopo. Quindi, in modo particolare, del divino sacrificio dell'Eucaristia, si attua l'opera della nostra redenzione. Contribuisce la liturgia in sommo grado a che i fedeli, cioè noi, esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa. Allora, in pratica, dice questo numero 2 di questo documento, che se noi vogliamo scoprire che cosa è la Chiesa, dobbiamo guardare alla liturgia. Quindi la Chiesa che siamo noi, per esprimere e per dire ciò che noi concretamente, realmente siamo, lo dobbiamo fare a partire da quello che celebriamo. È la celebrazione che dice noi come Chiesa che cosa siamo e chi siamo. Quindi capite quanto è importante tutto questo, quello che noi stiamo facendo? Per capire effettivamente come Chiesa, la comunità dei battezzati, coloro che sono radunati insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, manifestano concretamente ciò che è, ciò che siamo nella celebrazione eucaristica, nella liturgia e nello special modo nella celebrazione eucaristica. Vi ricordate, vi dissi in uno dei nostri incontri, che la fede, la nostra fede, quella che esprimiamo, non è tanto qui, ma la nostra fede ha senso e vive e si concretizza proprio durante la celebrazione. Quindi la fede è la celebrazione, non quello che noi abbiamo sempre chiamato l'atto di fede, io credo nel Signore. Quello è dare un'espressione a quello che abbiamo dentro, ma ancora di più dare un'espressione a quello che noi facciamo quando appunto ci raduniamo per dove viene attuata l'opera della nostra redenzione. Ora attenzione, perché dice che questa, la liturgia, ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, fervente nell'azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina. Allora dice in pratica quello che noi facciamo durante la celebrazione, quindi la liturgia, ha queste caratteristiche, che è umana e divina. È presente nel mondo, ma si proietta verso la realtà futura. Quindi in pratica dice che la liturgia ha qualcosa che noi vediamo e qualcosa che non vediamo. Vi ricordate quando la volta scorsa abbiamo detto che noi manifestiamo quello che abbiamo dentro e quindi che non vediamo attraverso quello che è possibile, gesti, segni e simboli. Vedete come ritorna? Ecco perché era importante dire prima quello. E sapete, la realtà visibile che manifesta quello invisibile con un nome tecnico che tutti quanti sapete. Qual è questo nome? Tutti lo sapete. Adesso ve lo dico, direte che sì. Sacramento. I sacramenti che cosa sono? Sì, sono i segni della grazia, è vero, ma concretamente il sacramento che cos'è? È un segno visibile che rivela una realtà invisibile. Prendiamo il battesimo ad esempio. Il battesimo che cos'è? Noi, il segno visibile che nel battesimo vediamo qual è? L'acqua. Qual è la realtà invisibile che non vediamo? No, ci fa figli di Dio, quindi togli il peccato originale e ci mette la grazia. Quindi la realtà fondamentale qual è? L'amore di Dio, che noi non cogliamo, non vediamo. Allora abbiamo bisogno del segno visibile che vediamo, che ci dice la realtà invisibile, il sacramento. Qui che cosa ha detto? La stessa cosa. Vedete? Questa infatti ha la caratteristica di essere nello stesso tempo
umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, fervente nell'azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tutta via pellegrina. Allora facciamo attenzione, perché qualche volta noi potremmo dire: ma durante le celebrazioni, durante le liturgie, ci sono dei segni che si potrebbero anche fare almeno. No, sapete perché? Perché se noi facciamo almeno di quei segni, ma tanto noi già lo sappiamo, ma se noi facciamo almeno dei segni, noi il mistero non lo cogliamo più, non arriva più a noi quel mistero se noi facciamo almeno di certe cose. Poi lo vedremo, allora quando c'è l'incensazione ha un senso, quando c'è la processione solenne ha un senso, quando ci battiamo il petto ha un senso. Però come dicevamo la volta scorsa, se quel senso io lo carico di significato, sì, parla, però se confesso peccato, mi risolve, capito? Non parla questo segno, non dice niente questo. E se mentre ascoltiamo e mentre il lettore proclama, e però io con la mente sto tutta un'altra parte, poi parola di Dio, dico rendiamo grazie a Dio, ma perché lo devo dire, allora capite, il Signore non mi, ecco perché non vivo della celebrazione, partecipo alla celebrazione, ma non vivo della celebrazione. Quindi queste realtà, queste caratteristiche. Tutto questo, con attenzione, dice, in modo tale però ciò che in essa, nella liturgia, è umano, sia ordinato e subordinato al divino. Il visibile deve essere subordinato all'invisibile, l'azione alla contemplazione, la realtà presente alla città futura verso la quale siamo incamminati. Quindi, quello che noi facciamo concretamente, i gesti, i segni e i simboli durante l'azione liturgica, non sono fine a se stessi, ma sono subordinati all'altra realtà, quella che noi vediamo. Se volete, l'incarnazione, quando la seconda persona della Trinità si è incarnata e si è fatto uomo, che cosa ha fatto? Ha preso il corpo. Il corpo di Gesù serviva a che cosa? A renderlo visibile. Rendere visibile che cosa? La seconda persona della Trinità, che nel seno del Padre era invisibile, venendo sulla terra si è fatto visibile grazie al corpo di Gesù di Nazaret. Quindi Gesù di Nazaret è il segno visibile della misericordia del Padre. Però vedete, la carne gli è servita per rendercelo visibile. Nella liturgia gli elementi visibili sono subordinati alla realtà invisibile, che può, lo ripeto fino all'ennesima volta, arrivare a noi grazie proprio alla realtà visibile, perché solo quella noi conosciamo. Noi non conosciamo la realtà invisibile. Voi conoscete qualcosa di invisibile? Sappiamo che c'è una realtà invisibile. Tanto per noi diciamo, credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili, però non le sappiamo queste cose invisibili. Sappiamo che ci sono, ma non le sappiamo. In tal modo la liturgia, mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella Chiesa per farne un Tempio Santo nel Signore, un'abitazione di Dio nello Spirito, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo, nello stesso tempo e in modo mirabile fortifica le loro energie perché possano predicare il Cristo. Attenzione a questo passaggio, perché qual è lo scopo della liturgia alla quale noi partecipiamo? Oltre al fatto che ci santifica, ci fa santi, ci rende partecipi dell'opera della nostra redenzione, siamo salvati, siamo santificati, poi fa una cosa bellissima, perché per quelli che stanno dentro, che partecipano, li fortifica. Quindi noi siamo fortificati durante la celebrazione liturgica, partecipiamo della forza del Signore. Ci comunica tutto se stesso. Siamo noi e lui, lui e noi. Direbbe San Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questo succede veramente. Questo allora ci fortifica. Però dice anche un'altra cosa, perché il rischio, sapete qual è, come abbiamo accennato qualche volta? Se io vivo solo questo atteggiamento, questa dimensione, potrei essere egoista. Perché il Signore è dentro di me. Io vivo di Lui, Lui vive di me, che bello! Vado in estasi e finisce qui. No, perché ha detto questo numero, che c'è un passaggio che è importantissimo. In modo tale, ha detto,
che quelli che stanno dentro, fortificati, diventano per quelli che stanno fuori un richiamo. Quindi vivere la celebrazione non è per un nostro godimento spirituale. Che bella messa che ho partecipato, che bella adorazione eucaristica che abbiamo fatto, che bella omelia, che bel coro, il coro come ha cantato bene, i sacerdoti, che bella predica che ha fatto. Non servirebbe a niente tutto questo. Se poi, come dice qui, fortificati le regie perché possano predicare il Cristo. Noi predichiamo Gesù Cristo tutti quanti. Predicare, parlare, annunciare di Gesù Cristo non è il compito solo dei preti e delle suore, è compito di ogni uomo che lo incontra. Se noi veramente incontriamo Gesù Cristo, non possiamo tenercelo per noi. Veramente chi fa esperienza di Gesù in un modo o nell'altro ha il bisogno di condividerlo con gli altri. Io non so se vi è mai capitato, no, di fare un'esperienza bellissima, che proprio sente il vostro cuore pieno, non parlo della religiosa, di un'esperienza qualsiasi. Pensate quando uno diventa mamma, diventa papà, sa che è incinta, così, no, sente il bisogno di comunicarlo a qualcuno, perché ha questa notizia così bella dentro di sé che sente il bisogno di dirla a qualcuno. Se non lo dico a qualcuno mi sento scoppiato. Ci fa questa sensazione, questa realtà? Viviamo questo di Gesù Cristo? Possiamo dire a noi stessi: sento il bisogno di doverlo, volerlo comunicare a qualcuno. Ma non perché finisce la messa, andiamo là fuori e facciamo la predica. No, fare la predica è facile, vedete. Condividere veramente la bellezza che qui ho sperimentato di essere salvato. Condividere il fatto che io vivo di quello che sto celebrando. E siccome è così bello, lo voglio anche dire a qualcun altro che forse lo sta perdendo. Ma glielo dico attraverso che cosa? Attraverso la gioia della mia vita, attraverso la testimonianza della mia vita, attraverso quello che io sono. Quindi fortifico le energie perché possano predicare il Cristo. Così a coloro che sono fuori, essa, la liturgia, la Chiesa che partecipa alla liturgia, mostra la Chiesa come vessillo innalzato di fronte alle nazioni, sotto il quale i figli di Dio dispersi possono raccogliersi finché ci sia un solo vile e un solo pastore. Quindi la liturgia è questo luogo dove si attua l'opera della nostra redenzione. Lo diremo meglio dopo col numero 6 sempre di questo documento. E affinché la liturgia, l'azione, possa essere tale, deve avere queste caratteristiche: umana e divina, aperta nel tempo, ma poi si apre la dimensione dell'eternità, visibile e invisibile. Vi leggo questo brevissimo passaggio che dice proprio la realtà nostra di essere umani, e dice così: l'uomo sperimenta il mondo attraverso i sensi. Noi entriamo in comunione col mondo attraverso i sensi, ve li ricordate i cinque sensi: l'udito, l'olfatto, il tatto, la vista e l'odorato. Per mezzo loro, i sensi, l'uomo percepisce che cosa altri esprimano e come si esprimono, e sempre per mezzo dei sensi esprime se stesso, le proprie esperienze e le proprie intenzioni. L'abbiamo detto già, se ricordate. Pure l'amore di Dio per l'uomo, nonché la risposta di fede e di adorazione dell'uomo nella celebrazione della liturgia, sono possibili soltanto attraverso una mediazione sensibile. Perciò la liturgia comporta un'espressione sensibile. Quindi la liturgia non comporta un'espressione intellettuale, un pensiero, neanche una semplice preghiera, se la intendiamo preghiera fatta qui. Se non c'è un coinvolgimento anche sensibile dei sensi, non c'è incontro col Signore. Vedete, adesso lo diremo, la parola liturgia è una parola greca composta: let
ergon, che significa un'azione ergon leit del popolo. Quindi significa che è un'azione, un'opera o fatta dal popolo o fatta per il popolo. Quindi una liturgia è il popolo, la gente che fa qualcosa, oppure il popolo, la gente che subisce qualcosa di qualcuno che fa. È un'azione, e in questa azione tutti i cinque sensi sono coinvolti. Se io sposto la sedia, io non è che sposto la sedia con le mani senza guardare dove vado, perché sapete che succede? Molte volte a casa succede, quando siamo distratti buttiamo qualcosa a terra. Di su è caduto il vaso, non mi sono accorto. Perché? Perché evidentemente, mentre con le mani spostavo la sedia, con la testa stavo in un'altra parte. Quindi non sei coinvolto in tutto te stesso nello spostare la sedia. E molte volte noi nella liturgia non entriamo perché noi non siamo coinvolti tutto noi stessi. Lasciamo qualche cosa da parte a qualche altra cosa. E che succede quindi? Che sono distratto, può cadere il vaso a terra, posso non cogliere qualcosa, e quindi non cogliendo qualcosa non vivo di quella realtà che appunto si sta celebrando. Dirà San Paolo nella lettera ai Tessalonicesi: tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, tutto questo entra nella liturgia. Spirito, l'anima e il corpo. Vedete, noi purtroppo siamo stati abituati anche nei seminari per un periodo dove il corpo doveva essere mortificato. C'è anche una filosofia dietro. Pensate, ad esempio, chi ha buoni ricordi di studi di filosofia, ad esempio Platone diceva che l'anima si trova imprigionata nel corpo, e quindi si aspetta che cosa? La morte, affinché finalmente il corpo muore e l'anima si libera. Gesù non ci ha detto questo, anzi proprio con l'incarnazione Gesù ha detto tutto il contrario, che l'anima non è prigioniera del corpo, anzi l'anima, il corpo è quello che presenta l'anima, e il corpo è manifestazione, abbiamo detto prima, no, di quello che ho dentro. E tanto è vero che noi quando andremo lì in paradiso quel giorno non andremo solo con l'anima, noi come diciamo? Aspetto la risurrezione dei corpi, e quindi questo corpo che glorioso, trasfigurato, si ricongiungerà con l'anima e parteciperà alla visione di Dio, non con la mente. Noi parteciperemo quel giorno alla visione di Dio col nostro corpo. Dice il libro di Giobbe: i miei occhi lo vedranno. È bellissimo, i nostri occhi, questi nostri occhi che adesso ci vediamo così tra di noi e vediamo che abbiamo dei difetti, abbiamo delle cose, però i nostri occhi, cioè che dire che cosa? I miei occhi è quello che io sono, col mio modo di pensare, il modo di essere così, però quel giorno i miei occhi finalmente lo vedranno, e non perché qualcun altro ce lo dirà, perché lo vedremo noi così come egli è, e saremo simili a lui. Aggiungerà poi San Paolo: sapete perché saremo simili a lui? Perché nel momento in cui noi lo vedremo ci sarà questa comunione piena, per cui saremo veramente avvolti, coinvolti, e ci sarà questa divinità che avverrà solo attraverso proprio il vederlo. Fateci caso, quando andate a leggere i Vangeli, vedete nei Vangeli tutte le volte che Gesù guarda. Fateci caso, e molte volte nei Vangeli addirittura c'è un modo di guardare di Gesù è un modo diverso di come guardano gli scribi e farisei. Gesù quando guarda, guarda nel profondo, non è mai un guardare alla superficie. Gli altri guardano alla superficie e Gesù guarda nel cuore dell'uomo. Ecco perché, vedete, noi non dovremo mai giudicare, perché noi non guardiamo dentro l'uomo, solo lui può giudicare perché guarda dentro. Ora facciamoci questa domanda: siccome abbiamo parlato di azioni, ci chiediamo, ma di che tipo di azioni si tratta nella liturgia? Fatto l'esempio, no, di spostare la sedia, è un'azione quella, ma questa la possiamo chiamare un'azione liturgica. Puliamo la chiesa, pure quella è un'azione, ma è un'azione liturgica? No, chiaramente. Allora, di che tipo di azione si tratta? Ci viene in aiuto il numero 6 che avete lì sul foglio, sempre di Sacrosanctum Concilium, e questo numero 6 dice così. Attenzione, perché questo numero 6 viene definito il numero superbo di tutta questa Costituzione. È qualcosa veramente di profondo questo numero 6, insieme al numero 2 di De Verbum che abbiamo visto la volta scorsa. E dice così: pertanto, come il Cristo fu inviato dal Padre,
così anche egli ha inviato gli apostoli ripieni di Spirito Santo. Essi, predicando il Vangelo a tutti gli uomini, non dovevano limitarsi ad annunciare che il Figlio di Dio con la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal potere di Satana e dalla morte e ci ha trasferiti nel regno del Padre, bensì dovevano anche attuare l'opera di salvezza che annunciavano mediante il sacrificio e i sacramenti attraverso i quali gravi tutta la vita liturgica. Se noi chiedessimo: Signore Gesù, tu perché sei venuto sulla terra? Lui ci direbbe: per dirvi, per mostrarvi, per comunicarvi l'amore del Padre. Ricordate il numero 2 del Verbum? Il Padre piacque al Dio rivelarsi per ammetterci alla comunione con sé. Il Padre, come ci è arrivato questo numero con sé? Attraverso Gesù Cristo, la pienezza della rivelazione. Quindi Gesù è venuto sulla terra per dirci, comunicarci l'amore del Padre. Gesù che cosa ha fatto? Ai suoi apostoli ha affidato lo stesso incarico. Gesù l'ha ricevuto dal Padre. Gesù questo incarico l'ha dato agli apostoli. Quindi Gesù, sapete, la parola apostolo significa mandato. Quindi Gesù è il primo apostolo del Padre. Il Padre manda Gesù. Gesù manda gli apostoli. Voi sapete che quando una persona è mandata ha la stessa autorità di colui che lo manda. Se io mando Don Ernesto, dico: Don Ernesto, non io, il vescovo dice: vicino a Don Ernesto, Don Ernesto, tu vai lì in quella parrocchia e presiedi quella comunità parrocchiale. Don Ernesto non presiede questa comunità a nome suo, la presiede a nome del vescovo. E sapete il vescovo a nome di chi presiede la comunità? A nome di Gesù Cristo. E Gesù Cristo a nome del Padre. Quindi passiamo da... Don Ernesto presiede la comunità a nome del Padre, perché come il Padre ha mandato il Figlio ha mandato gli apostoli mandano. Quindi vuol dire che noi siamo mandati a nome di Gesù Cristo, non noi, noi siamo mandati. E noi ci conosciamo tutti quanti, ognuno conosce se stesso. E qui è bello, vedete, perché nel momento in cui io conosco me stesso, a un certo punto io mi dico: ma Signore, tu hai mandato proprio me per comunicare il tuo amore. Questa è la cosa sconvolgente, perché siccome io mi riconosco peccatore, eppure il Signore ha scelto me per dire che cosa? Non il mio amore, il suo amore. Ha scelto ciascuno di voi non perché voi agli altri dovete dire: vedi quando io ti voglio bene, per dire: vedi quanto il Signore ci vuole bene. E te lo dimostro per il fatto che ha scelto pure me. Direbbe San Paolo: a me che sono l'ultimo degli apostoli. Quindi come Cristo fu inviato dal Padre, così ha inviato gli apostoli, ripieni di Spirito Santo. E quindi attenzione qui, noi tutti abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Quindi la forza, la potenza non è dentro di noi. Ripieni di Spirito Santo. Abbiamo celebrato domenica scorsa la Pentecoste, questo abbiamo celebrato, cioè questa realtà, questa potenza che opera, agisce dentro di noi. Però chiediamoci: ho consapevolezza di questa potenza che agisce dentro di me? Predicando il Vangelo a tutti gli uomini, non dovevano semplicemente predicare il Vangelo e dovevano dire: fratelli e sorelle, il Padre ci ama. Non dovevano fare questo, che già è grandissimo fare questo. Poter annunciare l'amore di Dio già è una cosa grande, però dice questo testo che gli apostoli, per mandato di Cristo, non dovevano limitarsi ad annunciare, ma vedete, dice, dovevano anche attuare, l'altro verbo importante, attuare l'opera della salvezza che annunciavano. Quindi vuol dire che se io annuncio che il Padre mi ama, può restare qui, il Padre mi ama, mi entra nella mente, però non c'è di niente. Ma attuare l'amore del Padre, e veniamo al nostro discorso, quindi non solo annunciare ma attuare l'opera del Padre. E adesso dice: mediante il quale c'è, bensì dovevano anche attuare l'opera della salvezza che annunziavano mediante il sacrificio
Allora, quando leggiamo i documenti e troviamo la parola sacrificio, significa la messa. Quindi dice, dovevano attuare l'opera di salvezza mediante la messa e i sacramenti, attorno ai quali gravita tutta la vita liturgica. Quindi come gli apostoli dovevano attuare ciò che annunciavano? Mediante la messa e tutti i sacramenti. E tutta la vita liturgica ruota, gira attorno alla celebrazione eucaristica e ai sacramenti. Quindi la Santa Messa e i sacramenti sono l'attuazione dell'opera della salvezza, annunciata e realizzata. Quindi noi non viviamo semplicemente dell'annuncio. A noi non ci viene semplicemente detto noi saremo salvati. A noi viene detto noi siamo salvati. E siamo salvati come? Proprio attraverso la celebrazione eucaristica e gli atti sacramenti. Quindi i sacramenti ci danno la salvezza. Nei sacramenti, diciamo la volta scorsa, se ricordate, citando una frase di Sant'Ambrogio, Sant'Ambrogio diceva così: ciò che è dell'umanità di Cristo è passato nella Chiesa e nei sacramenti. Siccome ciò che salva, abbiamo detto, è l'umanità di Cristo, quell'umanità è passata nei sacramenti. Quindi nei sacramenti è l'umanità di Cristo che viene incontro a noi, venendoci incontro ci salva. Quindi si attua l'opera della nostra salvezza. Allora capite, non è semplicemente vado a messa, vengo reso partecipe della salvezza, mi viene comunicato, non qui, mi viene comunicato e quindi tutta la mia vita, che cosa? Che il Padre mi ama. Noi non ci stancheremo mai di ripeterlo, il Padre ci ama. Vedete, la cosa importante non è tanto amare, perché se io amo una persona posso anche essere egoista. La cosa più importante per un essere umano è lasciarsi amare, che è difficile. Permettere a qualcuno di amarmi, lasciarmi amare, non è sempre facile. Nell'amare c'è il mio protagonismo. Ah, vedi di cosa sono capace. Ti amo, ti voglio bene, nonostante però ti voglio bene. E invece però sapere che l'altro, nonostante come io sono, l'altro mi ama e mi vuole bene. E capite? Pensandoci, poi mi chiede che cosa? Che dovrei forse cambiare pure un poco, dovrei convertirmi. E quando qualche mamma non lo dice così, sì, io come figlio sono una pecora nera, e però mia mamma continua a volermi bene, io poi se ci rifletto dico, ma mamma, nonostante che sono cattivo, mamma mi vuole bene, allora che cosa dovrei dire a un certo punto? Dovrei iniziare forse a cambiare, perché faccio piangere mia mamma, le versa le lacrime per me, prega per me notte e giorno, dovrei fare qualcosa. Provate, se noi lo facessimo nei confronti di Dio, a pensare questo. Dio ci ama come un padre e come una madre. Sapete, una volta senti una frase di un predicatore dove raccontava che proprio questo fatto delle lacrime di Dio, e raccontava di una mamma che gli era morta la bambina piccola e parlava così, e l'altro diceva a questa mamma: coraggio, poi non ti preoccupare, Dio asciuga le tue lacrime. Questa mamma disse una cosa bellissima all'altra persona, al predicatore. No, disse, quando andrai in paradiso Dio ti asciugherà le lacrime. Sapete cosa disse questa mamma? Quando io andrò in paradiso, io, mamma, asciugherò le lacrime di Dio, perché anche Dio avrà pianto per la morte di mia figlia. Questo coinvolgimento di Dio. Dio tante volte lo consideriamo, no, proprio questo essere perfettissimo, assoluto, Signore del cielo e della terra, come c'è un catechismo, no, quasi che sta là sopra lui impassibile. Dio in Gesù Cristo si è coinvolto con la nostra natura umana. E ricordate, due domeniche fa l'ascensione. Che cos'è l'ascensione? Se Gesù salendo al cielo ha portato, quando è sceso ha preso la nostra umanità, ma quando è salito l'umanità non l'ha lasciata sulla terra, se l'è portata presso. La nostra umanità già sta lì. E la nostra umanità che sta lì non è quella perfetta, è ancora questa qui, la nostra. Diceva un filosofo francese, Pascal, che Cristo è in agonia fin quando su questa terra ci sarà una persona che soffre. Cristo è ancora in agonia.
quindi ecco questa mamma piena di fede, evidentemente lei dice: io asciugherò le lacrime a Dio. È bella questa immagine. Proviamo a pensare che davanti alle sciagure che noi avvertiamo, no, di asciugare noi le lacrime di Dio, perché anche Dio piange. E ricordiamoci quando Gesù nei Vangeli piange, lo troviamo 3 volte che Gesù piange nei Vangeli. Quindi così, mediante il battesimo, gli uomini vengono inseriti nel mistero pasquale di Cristo. Con Lui morti, sepolti e risuscitati, ricevono lo spirito di figli adottivi che ci fa esclamare Abba Padre, e diventano quei veri adoratori che il Padre ricerca. Ora, non so se già vi feci questo esempio la volta scorsa, parlando proprio dei segni, dei simboli attraverso i quali noi comunichiamo. Quel esempio cosa dice? Ha parlato del battesimo, parla anche di altri sacramenti. E dice: con il battesimo l'uomo, inserito in Cristo, mediante la morte con Lui, partecipa di questa realtà. Toglietemi una curiosità. Così come noi facciamo il battesimo, penso che tutti quanti avete visto, non battesimo. Secondo voi il battesimo col segno come noi lo facciamo esprime questa realtà che ha detto qui? E sapete perché non esprime? Perché i segni che noi poniamo non sempre corrispondono alla verità di ciò che vorrebbero significare. Perché se qui ha detto gli uomini con il battesimo morti, sepolti e risuscitati, che cosa significherebbe? Che io devo dare nel segno questa morte, questa sepoltura e questo essere risuscitati. E sapete nella Chiesa antica come facevano per simboleggiare la morte? Pigliavano il bambino o anche l'adulto e lo buttavano nell'acqua, da un lato, e dall'altro lato poi usciva. Questo è il simboleggiare l'immersione, perché il battesimo significa essere immersi. Invece noi come facciamo il battesimo? Un poco di gocce d'acqua sulla testa del bambino. E l'acqua deve essere calda, perché altrimenti un bambino piglia il raffreddore. Però deve essere, padre, mi raccomando, poche gocce. E dove sta l'immersione? Dove sta l'insedimento? Se quell'acqua, diceva sempre Sant'Ambrogio, per te che c'è il battesimo, nello stesso tempo quell'onda è stata morte e salutare, perché in quell'onda sei morto e da quell'onda poi sei risorto. Capite? Come anche un'altra cosa, noi mangiamo il pane eucaristico, l'ostia, ma perché quello è un pezzo di pane, è un dischetto. Non so se voi vi siete, quando a casa noi mangiamo una fettina di pane, insomma, è una fettina di pane, però è sostanzioso, cioè è un poco di pane. Tant'è vero, facciamo digiuno a pane e acqua, quindi vuol dire che è quel minimo per sostenerci. Voi vi saziate con l'ostia. Però c'è tutto un procedimento, una vicenda storica dietro, così va bene, quindi si è sempre ridotto poi sempre di più. Tant'è vero, c'è la battuta, no? Quando qualcuno mangia poco, dice che fa pure la comunione, nel senso di dire che proprio non è mangiato proprio niente, così. E vedete i segni che noi stiamo entrando dentro, però non parlano più. Don Ernesto mi chiama il fatto anche di masticare prima, no, l'ostia si masticava pure, cioè il corpo di Cristo non lo masticava, perché poi facevo male a Gesù, va bene. Come dicevamo l'altro scorso, vi ricordate i segni, quanti altari che sono preparati, quante mense sono già addobbate, il segno, non parlano i nostri segni. Allora voi capite, la celebrazione vissuta come si deve è una catechesi dove non ha bisogno di spiegazioni. Invece noi purtroppo oggi dobbiamo spiegare, perché i segni non parlano più. Allora dobbiamo spiegare. Come faccio a spiegare a un bambino la bellezza dell'altare dove il Signore ci aspetta per condividere la sua mensa? Se certi nostri altari sono sporchi, sono brutti, tutto sembrano tranne che un altare, una mensa. Tu mi inviti a casa tua a mangiare, come minimo metti un segno di festa, metti un fiore, metti una tovaglia bella, quella più bella sicuramente, viene un ospite. Invece noi pare che, ma fate attenzione perché si sporca, perché la tovaglia non si deve sporcare. Io non so se Don Ernesto qui se ce l'ha, da qui non vedo e non andrò a vedere. Molti sull'altro mettono la tovaglia, poi ci mettono l'incerata sopra. Dici, quello poi si sporca. Ma non si capisce perché la tovaglia è fatta per che cosa? Per essere sporcata. La stessa cosa, quando tu mangi a casa, non è inevitabile, pigli il pezzo di pane, lo spezzandolo, a briciola cade là sopra. E bevendo, se è così, può cadere la goccia di vino. E il fiore da solo si può, di sicuro resta macchia. E si lava. Si lava, e per questo serve. Capite? Invece mette l'incenerata da sopra. Che messaggio lascio passare?
i fiori di plastica. Io non l'ho visto. Però i fiori, voi immaginatevi, no? Io vado vicino alla mia ragazza e le presento il fiore, dico ti amo e do un fiore di plastica. Ma sapete quello che mi fa correre? Oppure a mia mamma, la festa della mamma, porta la pianta di plastica. E questo è l'amore che dicevi, ti ha generato la vita, e tu neanche il fatto di. Meglio niente, no, che non il fiore di plastica. Dice, beh, però il fiore di plastica poi dura. È il diamante che dura per sempre, non il fiore di plastica. Ma meglio un fiore così che poi pazienza si butterà quando finirà, d'accordo. Sapete, sempre nei segni, nel nuovo rito del matrimonio, sapete, da alcuni anni abbiamo il nuovo rito del matrimonio, vedete che il sacerdote durante la messa bacia il libro dei Vangeli. Durante il matrimonio è previsto che anche gli sposi bacino il libro dei Vangeli. Però si pone un dramma grandissimo, la sposa che tiene rossetto. È vero che pure gli sposi si preparano, fanno con loro così, no? Però la sposa tiene rossetto, come fa a baciare il libro? Allora, quando io faccio le catechesi, no, come provocazione però, per carità, però dico, se davvero, la consapevolezza che attraverso quel bacio io esprimo che cosa? La mia adesione, la parola del Vangelo cancella i nostri peccati, si diceva una volta, e quindi io aderisco a quello che lì ho letto, la verità che cosa direbbe? Il rossetto me lo metto dopo quando finisce la messa. Capite, sto estremizzando, però per dirvi, perché poi dico agli sposi, ma senti, quando il tuo ragazzo siete fidanzati, no, e dice dammi un bacio, come glielo dai? Così, oppure ti avvicini proprio e glielo dai sulle labbra, sto bacio. E la cosa, facciamo l'esempio, no? Siamo noi sacerdoti, molte volte sull'altare c'è così, e non è un abbraccio quello. Poi abbiamo detto, siamo formali. Bisogna scambiarsi anche un po' il sudore. Papa Francesco parla la buzza delle pecore, parla. Sì, capite a cosa abbiamo ridotto purtroppo nella celebrazione. Però la cosa, sapete qual è? E poi passato stata la messa. Ho partecipato alla messa, è valida. E quindi sto a posto, perché poi tengo il tesserino. Signore, 50 messe, fate 50 messe. No, non è così. Quindi, allo stesso modo, ogni volta che si mangiano la cena del Signore, ne proclamano la morte fino a quando egli verrà. Perciò, proprio nel giorno di Pentecoste, che il Signore la manifestazione della Chiesa al mondo, quelli che accolsero la parola di Pietro furono battezzati, ed erano assidui all'insegnamento degli Apostoli, la comune fraterna, la frazione del pane, va bene, vado avanti. Da allora la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea. Quindi, nella liturgia si attua l'opera stupenda della nostra redenzione grazie allo Spirito Santo. Quindi che cos'è la liturgia in modo particolare la celebrazione eucaristica? È la Pasqua, quella Pasqua lì, non questa Pasqua qui. Ogni celebrazione eucaristica, anche quella dei morti, anche la liturgia esequiale, è sempre una celebrazione pasquale. Perché noi a un certo punto diciamo, proprio lì al centro, il sacerdote dice, mistero della fede. Noi come rispondiamo? Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Sapete questo come si chiama? Questa frase qui? Annuncio. L'annuncio. L'evangelizzazione. Se voi leggete gli Atti degli Apostoli, quando Pietro e gli altri apostoli vanno ad annunciare, questo dicono. Gesù è morto ed è risorto. E noi diciamo, Signore, annunciamo che tu sei morto, proclamiamo che sei risorto e aspettiamo quando tu verrai. Ed è bello pure questo, perché noi l'aspettiamo come? Celebrando. Quindi la celebrazione diventa il luogo dove noi aspettiamo che lui venga. E abbiamo noi questa consapevolezza. E la cosa bella, sapete qual è pure? Che durante la celebrazione, che mentre annunciamo che è morto, proclamiamo che è risorto, non è che dobbiamo aspettare molto che lui venga, perché lui viene. Viene. Quindi, la Pasqua, la celebrazione eucaristica, noi attingiamo alla Pasqua, all'evento della redenzione, attraverso segni e simboli. Non perché lo sappiamo, ma perché entriamo in questa realtà attraverso segni e simboli.
mangiando quel corpo. Ecco perché non basta, dice, venga la celebrazione, no, io devo fare la comunione. È la comunione, e nella comunione si comunica, nella comunione lui si comunica attraverso segno e simbolo, segno, gesti e parole. Quindi nella comunione si comunica, nella parola segna, si comunica. Quindi la liturgia è lo spazio, il luogo, l'azione liturgica dove noi cogliamo il frutto della redenzione. Non è che noi riviviamo il fatto che Gesù ancora una volta muore, Gesù no, è morto una volta per sempre. Però quel frutto, quello che quella morte ci ha donato, noi quello cogliamo. Da quella morte è venuta la salvezza, noi quella cogliamo, la salvezza che ci ha donato quella morte e quella resurrezione. Nella liturgia, vedete, il luogo dove si realizza quando noi troviamo scritto nella Genesi. Ricordate cosa succede nella Genesi? L'uomo che vuole diventare come Dio. E il peccato qual è? Che lui vuole usurpare la divinità. Dirà il demonio, no, non volete fare, anzi, diventate come Dio. Nella liturgia succede questo, che Dio ci dona la sua divinità. Non siamo noi che vogliamo rubarcela perché vogliamo metterci al posto di Dio. No, è Dio, come numero due di Dei Verbum, ci rende partecipi della sua vita divina nella liturgia. Nella liturgia noi viviamo l'abbondanza dei frutti dell'albero della vita e dell'albero della conoscenza del bene e del male. Quel frutto ci è donato, perché non c'è più un tentatore nella liturgia che vuole insinuarsi, ma ci è donato. La liturgia è il luogo dove Dio dice, ecco, l'uomo è come uno di noi. Nella liturgia Dio, guardandoci, donandosi, dice, sei come me. Non me lo sto inventando io tutto questo. Abbiamo una catechesi che noi sacerdoti abbiamo letto il venerdì della quinta settimana di Pasqua, che dice così questa catechesi del beato Isacco, abate del monastero di Stella. Dice così: come il capo e il corpo formano un unico uomo, così il figlio della Vergine e le sue membre elette costituiscono un solo uomo, l'unico figlio dell'uomo. Quindi capite? Il capo e le membra, così il figlio della Vergine e le membre elette costituiscono un unico uomo, noi con lui. Secondo la scrittura, il Cristo totale e integrale è capo e corpo, vale a dire tutte le membra insieme sono un unico corpo, il quale con il suo capo è l'unico figlio dell'uomo, con il figlio di Dio è l'unico figlio di Dio, con Dio lui stesso un solo Dio. Quindi noi che facciamo parte di quel corpo, che è il corpo di Cristo, e siccome il Cristo è Dio, noi facendo parte di quel corpo, tirate voi le conseguenze. È difficile, è bello, è impossibile, sì, ma ciò che è impossibile agli uomini non è impossibile a Dio. Sapete quando le cose a Dio sono impossibili? Quando noi gli rendiamo le cose impossibili. Cioè quando noi vogliamo applicare a Dio la nostra logica, la nostra mentalità, e siccome la nostra logica è così, la nostra logica, no? È piccola e ridotta, pensiamo che pure Dio sia ridotto nel suo agire. Nel Vangelo di oggi Gesù questo ci ricordava, quando parla del fico stero, Gesù che maledice un fico, è una pagina terribile, maledice il fico, tra l'altro non era neanche la stagione dei fichi, dice il testo, e Gesù maledice quel fico. E quando Pietro poi resta scandalizzato, dice, Signore, il fico se, fino alle radici si è seccato. E Gesù dice, se avete fede, anche le montagne si spostano, se abbiamo fede. Però dice, se nel tuo cuore crederai che si è spostata, quella si è spostata. Ma il problema è quello, ma noi ci crediamo nel nostro cuore. Noi fateci caso, prima vorremmo vedere e poi credere, ma non è così il credere. Il credere viene prima del vedere. Io credo, poi avviene. Quando l'angelo andò da Maria, il Signore è con te, sarai la madre del Signore. Maria, quando dice eccomi, sono la serva del Signore,
Dice quell'eccomi a che cosa? Al bambino che già vede nel grembo. Maria dice eccomi a niente. Quando Abramo, vi ricordate, esci dalla terra e vatti una nazione grande, Abramo già vede i suoi figli. Abramo dice eccomi e parte quando non c'è niente. Ricordate quando Mosè dietro si trova davanti al mare, il Mar Rosso, e dietro arriva il faraone, quel faraone dietro e il mare davanti, e il Signore dice vai verso il mare, ma il mare è chiuso, vai verso il mare. Quella è la fede, quando il mare è chiuso io ci vado incontro, si apre, non invece noi che aspettiamo, prima si apre il mare e poi vado. Non so se già volevo raccontare, c'è un episodio in Fattarello chiaramente, però come sapete i Fattarelli poi hanno sempre quella verità alla base. Scoppia un incendio in una casa, il figlio stava sopra, piccolo, il papà stava giù. Chiaramente il papà esce fuori e il figlio inizia a piangere sopra, c'è tantissimo fumo, il fuoco, non si vedono. Allora il papà dice buttati giù, il figlio dice papà ma io non ti vedo, il papà dice ti vedo io, buttati. Io non ti vedo. E lui dice, ti vedo io, buttati. Abbiamo il coraggio di buttarci. Lui ci vede. È lui che vede noi. Noi non lo vediamo. Ma lui ci vede. E questa è la fede. Come oggi, a distanza di tempo, mi avvio verso la fine. Cogliamo il frutto della redenzione, e ci viene in aiuto il numero 7, l'ultimo numero che abbiamo per la nostra riflessione, e dice così: per realizzare un'opera così grande, quale? Quella di prima, l'opera della redenzione. Quindi per realizzare un'opera, quindi l'opera, l'azione della nostra redenzione, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa e in modo speciale nelle azioni liturgiche. Ecco qui, qui è tutto. Quindi l'opera della redenzione si realizza non perché c'è il prete, ma perché Cristo è presente nella sua Chiesa e in modo speciale nelle azioni liturgiche. Quindi chi è che presiede? È Gesù Cristo. L'intuizione dei sacerdoti, della gente, che cosa fa dire? Il prete chi è? È un altro Gesù Cristo. Una frase che dovrebbe essere contestualizzata chiaramente, però per dire, no, che cosa vede la fede? È Cristo che presiede. Quindi Cristo è presente nella sua Chiesa in modo speciale nell'azione liturgica, è presente nel sacrificio della Messa, sia nella persona del ministro, essendo egli stesso che offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti, sia soprattutto tutte le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, al punto che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola, già che è lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. È presente quando la Chiesa prega e loda, lui che ha promesso dove due o tre sono i miei nomi, io sono presente in mezzo a loro. Effettivamente, per il compimento di quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati nell'azione liturgica, in quest'opera così grande, quindi a Dio si rende la gloria perfetta e noi siamo santificati dall'azione liturgica. Cristo associa a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale mi invoca come suo Signore e per mezzo di lui rende il culto all'Eterno Padre. Vedete, quando c'è un matrimonio, ciò che è dello sposo passa alla sposa e ciò che è della sposa passa allo sposo. Quindi qui dice che Chiesa, Cristo associa a sé la Chiesa, sua sposa amatissima. Quindi noi, Chiesa, siamo associati a lui perché siamo la sua sposa amatissima. Chi siamo noi? Gli amatissimi di Gesù Cristo. Non uno che ci vuole bene, gli amatissimi. E siamo associati a lui, quindi lui è il primo protagonista. Noi siamo comprotagonisti insieme a lui, noi non siamo spettatori passivi, noi non stiamo qui in chiesa come in questo momento, noi non siamo in chiesa come si fa al teatro, si fa il film e noi guardiamo il film,
che bello, bel film, e finisce il film, finisce così. No, noi siamo coinvolti in quest'opera della redenzione. Non siamo soggetti passivi, che scende il cestino dal cielo e noi ci vediamo la salvezza. Giustamente, perciò, la liturgia è considerata come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa, nella liturgia, la santificazione dell'uomo è significata per mezzo dei segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi. In esse coltivola bene, è così. Quindi, come dicevo prima, tutto ciò che è dell'umanità di Cristo è passato nella liturgia e nei sacramenti, come diceva Sant'Ambrogio. Ecco perché diventa possibile, quindi, nella liturgia, il mistero pasquale. Quindi la Chiesa, noi, dobbiamo tutto noi stessi al mistero pasquale. Non c'è nulla di più importante per noi, vedete, proprio questo. Quindi la Chiesa, quando celebra, non compie un'azione che deve a Dio, come molte volte noi abbiamo pensato. Non offriamo noi qualcosa a Dio quando partecipiamo alla celebrazione. È Cristo stesso che agisce in comunione con la Chiesa per donarci ancora una volta tutto se stesso, così come ha fatto allora 2000 anni fa, continua ancora a fare attraverso quelle mediazioni di segni, simboli, parole e gesti attraverso le quali comunica l'amore del Padre a ciascuno di noi, e quindi siamo santificati, o se volete salvati. Ringraziamo Don Maurizio per questa bellissima catechesi. Ecco, come sempre, ecco, ci prendiamo un po' di tempo, ecco, qualche domanda, qualche brevissima riflessione o qualche dubbio inerente a quello che abbiamo detto stasera. Colpisce tanto quello che hai detto alla fine, cioè tutto, ma in particolar modo quando hai parlato della fede, no? La fede davanti Mosè, davanti al mare, la fede che Gesù chiede nello spostare le montagne, no? Allora dico questo: la Santa Messa o la celebrazione eucaristica è anche un atto di fede in cui, se veramente il popolo di Dio esprime la sua fede, cioè fa passare l'umanità, la divinità, l'azione liturgica attraverso le mediazioni che siamo anche noi, veramente la fede può cambiare il corso delle cose? Cioè la celebrazione eucaristica vissuta con fede può essere una porta perché gli eventi possono cambiare? Cioè è Cristo che cambia gli eventi? È Cristo che stamattina abbiamo detto quando cerca il frutto si può trovare? Non so se sono stato io. Io penso che, come ho cercato di dire, è possibile celebrare solo se si ha fede, perché la fede è celebrazione in atto. Perché abbiamo detto gli altri incontri, la fede esiste in quanto celebrata, perché è a Dio che si rivela, e Dio si rivela con parole e azioni. L'uomo risponde a Dio che si rivela con la fede, e se Dio si rivela con parole e azioni,
La fede che è risposta alla rivelazione non può che avere la stessa formula, e quindi i sacramenti. Ora, se nella celebrazione il Signore può cambiare gli avvenimenti, io direi un'altra cosa: nella celebrazione cambiamo noi nei confronti degli avvenimenti. Cambiamo noi, dice Don Ernesto, se la celebrazione cambia gli avvenimenti. Io direi che nella celebrazione cambiamo noi nei confronti degli avvenimenti. Scusa, mi viene da in questi giorni. Sì, è la mia predisposizione diversa, perché la celebrazione eucaristica, se è l'evento della redenzione, la celebrazione eucaristica, la natura della comunione, mette nel nostro cuore il germe della risurrezione. Quindi noi siamo corrisorti insieme a Lui. E l'uomo risorto, vede tutta la vita risorta. Allora, scusami, in questi giorni stiamo facendo una riflessione così, per far capire bene, no? Noi a volte, o comunque prima, sembra uscire fuori contesto, ma non è così. Vengo la domenica perché è un precetto. Assolvo, come hai detto tu, la nota delle 50 messe. Come far capire una persona, cioè come far passare che la messa non è un dire io vado perché devo adempiere un precetto, perché poi diventa un po', con tutta la delicatezza possibile, diventa un po' farisaica quella cosa. Io vengo, ti do, tu mi dai. Come far passare questo invece di dire perché io devo sentire la necessità della celebrazione eucaristica domenicale? Allora, ci sono due modi, penso, di far passare questa realtà. Uno è quello che state facendo voi, questo è il primo modo. Secondo modo, io penso che sia la qualità di vita di coloro che partecipano alla celebrazione. Cioè, se la nostra vita qualitativamente non è diversa rispetto a chi non lo sa, e quindi noi perché presidiamo ancora di più, chiaramente non passerà mai, se non la celebrazione rituale da farsi perché bisogna fare. Allora, quello che dicevamo all'inizio, ricordate, come ho detto prima, se io vivo la celebrazione, se vivo della celebrazione, allora sì, se qualcuno se ne accorgerà, sì, qualcuno se ne accorgerà, è inevitabile che se ne accorgerà, anche proprio chi starà a fianco a noi nel banco così durante la celebrazione coglierà qualcosa di diverso, perché sarò io diverso, non l'evento, ma sarò io a vivere diversamente quell'evento. Un'altra domanda di provocazione, scusami, perché io devo capire io adesso, io è veramente come provocazione. Lui va a messa tutte le domeniche, però non vive e non si trasforma. Io sto cercando di andare a messa perché questo incontro sta avvenendo. Come far capire all'altro che del peccato, non peccato, se andare, non andare, perché andare la domenica? Perché anche se si va tutte le domeniche ma la vita non cambia, non vuol dire che uno sta camminando bene. Non so se sì. È chiaro. In questo caso qui, allora, già la dimensione di una responsabilità, tu dici, nei confronti degli altri. Allora, in quel caso, ripeto, il fatto che una comunità metta al centro la sua formazione, la consapevolezza della celebrazione, e fa presente a tutta la comunità che si stanno facendo questi incontri, è un primo passo, però sempre con quella consapevolezza che è sempre un invito, non può essere un'imposizione. Quindi che Antonio va a messa tutti i giorni, però effettivamente va perché è abituato ad andare a messa tutti i giorni, che cosa aiuterà ad Antonio a capire? Sempre quel fatto lì di che io posso farmi compagno per aiutarlo, ecco, a vivere un incontro, non il precetto. Perché, da come abbiamo cercato di dire e come diremo ancora poi quando vedremo la messa in lungo e largo, la celebrazione alla fine è un incontro. È un incontro noi con Lui. Noi, non io. La celebrazione non è individuale. Qualche volta vado, ho la mia, non so se qui si usa
fare la messa, l'intenzione, no? Dice, quella è la messa mia, la messa del Signore, non è la messa mia. Ma anche quando io vado a messa, non sono io che vado a messa, io sto con la comunità, è la Chiesa che celebra, non sono io. Poi lo vedremo, non celebri il sacerdote, celebriamo tutti insieme. E io mi inserisco all'interno di una celebrazione di una comunità, perché la fede è comunitaria, la fede non è personale. Dice, ma io la fede la vivo interiormente, abbiamo detto la scorsa che non è possibile, ricordate? E intanto io ho la fede perché ho ricevuto il battesimo, e se ho ricevuto il battesimo c'è una comunità che quindi tiene vivo quella fede, non per ricevere il battesimo, altrimenti il battesimo chi me l'avrebbe dato se non ci fosse stata una comunità dietro? Quindi è un incontro che avviene, incontro comunitario, la liturgia. Diverso è la preghiera personale. Allora io entro stasera in chiesa, metto nel banco lì, mi faccio la mia preghiera personale o le mie devozioni, quella è personale. La liturgia invece è comunitaria. La differenza proprio tra la preghiera liturgica e la preghiera personale è proprio questo, che la preghiera personale è preghiera personale. La preghiera liturgica è sempre una preghiera comunitaria, perché ci inseriamo in quel noi che è appunto il corpo di Cristo. All'Eucaristia e non si riceve Gesù, si entra in comunione con il Signore? Allora, Signore, dobbiamo intenderci, perché non faccio la comunione? È chiaro che il massimo della comunione è la partecipare alla comunione, il massimo proprio del segno. Tant'è vero che il Concilio chiederà che ci sia la partecipazione piena alla celebrazione. Non è da intendersi nel fatto che tutti devono fare qualcosa durante la celebrazione, ma la pienezza della partecipazione è proprio nel poter fare la comunione. Diciamo come se io fossi invitato a pranzo e sto lì e senza mangiare, esatto, non avrebbe senso. Qualcuno dice, ma io sono peccatore. Non va perché sono peccatore, è proprio perché siamo peccatori che noi stiamo qui. Noi non stiamo qui perché siamo santi, noi siamo qui perché siamo peccatori. Tant'è vero che abbiamo la consapevolezza di iniziare la celebrazione proprio col peccato. Confesso iniziamo. Però dopo in questo confesso sperimentiamo che cosa? E poi lo vedremo che chi li è eleison è questo Signore che già si è fatto vicino. E se, abbiamo detto l'altra scorsa, nel momento in cui il Signore interviene, tutte le volte che il Signore interviene, interviene sempre per donare la salvezza. Quindi se nella celebrazione incontro il Signore viene a donarmi la salvezza. Quindi noi qui... Io penso che facciamo un peccato nel peccato, perché pecchiamo molto di egoismo, perché noi puntiamo molto lo sguardo su noi stessi. Noi dobbiamo imparare a puntare lo sguardo su di Lui, perché su di me cosa guardo? Che sono peccatore, ed è vero. Se punto su di Lui, che cosa guardo? Che misericordia. E Papa Francesco ce lo sta ricordando in lungo e largo questo. Allora più mi inserisco in questo sguardo di misericordia, più lo sguardo di misericordia mi aiuta a vivere questa conversione. Però parte dalla misericordia, non parte da me. Sarebbe interessante in questo caso leggere, lo faremo l'anno prossimo come chiesa nel senso del Vangelo di Luca, le scene di incontro di conversione di Gesù con varie categorie di peccatori che sono nei Vangeli. Pensate a Zaccheo, la donna peccatrice, l'adultera. Pensate a figlio prodigo. Pensiamo al ladrone sulla croce. E vedete lì Gesù che cosa fa? Gesù dona misericordia, incontra le persone che sono peccatori e non chiede ad esempio a Zaccheo, Zaccheo convertiti e poi venga a casa tua. Gesù semplicemente dice, Zaccheo, voglio venire a casa tua. Gli altri mormorano perché dice, ma quello è un peccatore, come vai a casa del peccatore? E Gesù lo dice, il medico è per i malati. Allora diciamo prima, no, la difficoltà nel lasciarci amare. Fateci caso, non so se a voi succede, no? Se io vado in una casa che è tutta pulita, la casa è pulita proprio, si vede che è pulita, pare che uno tenga pure paura di entrare per non sporcare, tanto poi si vede i piedi, fammi vedere se sono sporco o meno. Se la casa è sporca, vedete, è morto. Sporchi meno, non si coglie se tu la sporchi, già è sporca di sua la casa. E allora, in questa realtà, effettivamente, il Signore viene Lui per donarmi proprio questa misericordia, quindi devo guardare a Lui. Ed è quella misericordia che poi agirà dentro di me, mi aiuterà nel processo di conversione, al quale io poi devo corrispondere. Sì, questo è vero. Allora, Lui mi viene incontro con la grazia, il primo passaggio lo fa Lui, scese dal cielo.
e poi io mi devo lasciare incontrare da lui. Vedete, anche qui i segni come parlano, se li cogliamo. Quando facciamo la comunione, ci avete mai fatto caso? Perché noi riusciamo a fare la comunione? Perché noi non saliamo sull'altare. Il sacerdote viene davanti all'altare. Però noi dal nostro posto andiamo verso di lui. Noi dal nostro posto andiamo verso di lui. Però perché? Perché lui sta venendo verso di noi. Noi possiamo anche venire qui, ma se non parti di là, noi la voglio aspettare qui. Quindi lui scende, anche qui molto altro succede, no, il sacerdote scende e la gente ancora sta ferma. Noi dovremmo correre. Zaccheo corse per salire sull'albero, diventano un poco ridicoli, prendete conto una volta. Cioè noi finalmente arriviamo qui per mangiarlo, per il momento, ecco l'invitato della sera, io sono salvato, puff, e poi ci sediamo. La tensione dove sta? Se noi a casa iniziamo a vedere il tavolo imbandita e abbiamo fame, lo stomaco inizia a brontolare e l'acquolina in bocca inizia a venire e siamo, aspetta 5 minuti che arriva ancora papà e tu tieni già fame, però tu già ti proietti la sola e appena arriva papà, pum, subito. E perché questo non avviene, questa tensione per l'Eucaristia? Dice il Salmo: gustate e vedete quanto è buono il Signore. Forse perché non ne siamo capaci di far passare tutta questa voglia, questa cosa, anche questo io come, me lo chiedo come sacerdote, anche colpa nostra, forse che non riusciamo a far passare sta bellezza di questo, a casa c'è il profumo, no, quando si cucina, che profumo emana dall'altare, che profumo riusciamo a far passare? E anche qui le chiese profumano o puzzano, le nostre chiese. San Paolo dice siamo un buon profumo di Cristo. Possiamo trovare una chiesa bella profumata. Padre, volevo chiedere, se noi fedeli veniamo in chiesa per ascoltare la messa e non partecipiamo con tutti i sensi, con tutta la mente, con tutto il corpo, con tutta l'anima, eccetera, è vanificata la messa, cioè è compromessa anche la salvezza? Allora, diciamo, non usiamo più il termine ascoltare la messa, il termine giusto celebriamo. No, non è che è vanificata la salvezza, la salvezza non è mai vanificata, però partecipo a quella celebrazione per quella parte di cui sono consapevole, mi privo di qualcosa. La pioggia è benefica, no, per certi terreni. Io però potrei correre il rischio durante, su un terreno, di metterci la copertura sopra e non faccio cadere la pioggia su quel terreno. Per quella zona di terreno dove ho messo la copertura non è benefica, per l'altro terreno a fianco sarà benefica. Quindi se casomai partecipo solo attraverso con la mente, e chiaramente arricchirò la mia mente, ma sarà parte del mio corpo che non arricchirò. Se io vado in palestra e faccio esercizi solo con la mano destra, sarà bella muscolosa, però la sinistra poi sarà fragile. E quindi, siccome abbiamo detto che dovrebbe esserci la pienezza dell'uomo che partecipa, perché quando andremo in paradiso, è la celebrazione, è l'anticipazione del paradiso, e tutto siamo essere, tutto essere coinvolto in questa realtà del paradiso che ci è partecipato. L'ultima domanda. Arcangelo, sempre l'ultima domanda fa Arcangelo. In genere, pure Don Ernesto, quando arrivo io blocca tutto. No, sto scherzando. Vabbè, niente, volevo dire che mi rivedevo in questa ultima parte che sono arrivato un po' in ritardo ad ascoltare, perché io la mia esperienza è quella lì della buonanima di Don Peppino, ecco, che io ero uno di quelli che ero scappato, tra virgolette, perché non comprendevo la messa. E poi col tempo io dico sono uscito dalla porta e sono entrato dalla finestra, perché ero io che non ero pronto, ero ignorante in tutto, e quindi ecco andavo a sentire la messa come precetto di quei calendari da mettere il punto. Invece poi dove è stata la svolta? Beh, non so se è più una risonanza in questo che volevo dire, e quando ho iniziato a capire i segni, ecco, lei prima diceva segni e simboli.
Allora la domanda è questa, dico, per me sono stato sostanza, ma i segni potrebbero indurre a dire sono formalità. E invece nel mio vissuto, cioè quel poco che ho iniziato a vivere, è quello lì che mi ha dato, poi mi ha portato alla sostanza, a dire causale, alla partecipazione e a sentirmi parte attiva. E allora ecco, tutto quello che le dicevi, i segni, la mensa, mi hanno aiutato per poi vivere la fede, perché poi la fede è personale con Dio, solo Lui sa, ognuno di noi, quanta fede ha e in che modo ne partecipa. E quando poi alla fine, l'ultima domanda, Dio che si offre a noi, nel momento in cui noi facciamo l'offertorio, ecco, dicevo, in questi segni dell'offertorio, volevo capire quali poi sono anche qui i segni che ci possono ancora far comprendere che Dio che si dona a noi e non che siamo noi che ci doniamo a Dio. Allora sì, quello che tu dicevi, noi l'abbiamo sui segni, sulla formalità o meno, no? La sostanza dei segni, l'abbiamo detto all'inizio, non c'eri, perché per il numero 2 di Sacro Santo Concilio fa proprio riferimento a questo, dove dice però con una consapevolezza che il mondo visibile, la realtà dei segni così, deve, è a servizio di quella invisibile. Perché il rischio, la tentazione forte qual è? Anche di poter vivere una bella cerimonia religiosa, perché compiuta nella bellezza dei segni. Però se quei segni li pongo esternamente, ma senza coinvolgimento interiore, non servirebbero a niente, la stessa cosa. Quindi veicolano la consapevolezza che quel segno mi sta veicolando cosa. Facevo riferimento quando si parlava dei miracoli, una delle domande che fu fatta, che il miracolo è un, Giovanni usa come parla, segno, riferimento ad altri. Circa l'offertorio, che il termine più giusto è presentazione dei doni, perché l'offertorio poi è un'altra cosa, però noi lo vedremo questo, quindi se ti rispondo così, però poi lo vedremo con calma. La consapevolezza qual è? Che effettivamente che quello che noi portiamo all'altare è quello che Lui ci ha donato. Però, vedi, trasformato dal nostro lavoro. Perché noi all'altare portiamo il pane e il vino, noi non portiamo la spiga e il grappolo d'uva, perché la spiga e il grappolo d'uva è il dono che ci dà Lui, diventa pane perché l'uomo ha trasformato la spiga nel pane, ha trasformato il grappolo d'uva nel vino. Quindi portiamo all'altare ciò che Lui ci ha donato, però trasformato anche dal nostro lavoro. Padre, io invece le volevo chiedere, per un buon cristiano venire a messa per l'incontro del Signore è opportuno venire almeno un 10 minuti prima? Perché io vedo spesso persone che arrivano quasi parecchio mentre si legge il Vangelo, oppure giusti perché sta per iniziare. Questo vorrei che lei spiegasse qual è l'importanza di arrivare un poco prima per mettersi in contatto con il Signore, penso che sia importante. Allora, pure questo lo vedremo quando inizieremo a parlare proprio della messa, quando arriverà la celebrazione. Anche qui mi sento di dire semplicemente questo: non è che ci vuole l'orologio, qui ci vuole una realtà che si chiama molto semplice, ci vuole un po' di buonsenso. Perché se è vero che io con una comunità partecipo all'evento della salvezza, è vero anche che ci sia una predisposizione a questa celebrazione di questo evento. Arrivare un minuto prima proprio là, che poi dovremmo anche chiederci come mai arrivo proprio sotto sotto, perché non voglio incontrarmi con quello, perché voglio mettere in mondo la chiesa, perché non voglio vedere l'altra realtà, perché così, perché mi devo sentire la mia messa e basta, il discorso che facevamo prima. Quindi, allora, è chiaro che l'ideale sarebbe arrivare un poco prima. Un ideale poi sarebbe uguale, se arrivo prima, perché proviamo i canti insieme, se c'è bisogno di fare un servizio mi rendo disponibile, faccio vedere che lì ci sono, per tutte le realtà poi di cui c'è bisogno. Quindi effettivamente sì, poi non parliamo di quando poi si arriva a messa iniziata, oppure prima del Vangelo, quando vale o non vale la messa. Beh, questo poi ripeto, lo vedremo quando inizieremo poi con la celebrazione. Bene, ringraziamo il Signore per questa ricchezza che ci viene donata. Non dobbiamo mai perdere di vista che davvero il Signore ogni giorno ci regala un qualcosa, un momento bello, un momento di crescita, un momento di grazia, e questo del venerdì è un momento di grazia.
che noi dobbiamo saper accogliere, sottolineo, dobbiamo saper accogliere che Dio ci offre. E allora noi ringraziamo Don Maurizio, come sempre, gli chiediamo di pregare per noi sacerdoti, che possiamo essere mediazioni di questo Dio che è amore, come che impazzisce, innamoratissimo, hai detto, no? Di noi, che veramente possiamo esserlo anche noi e nello stesso momento anche voi, perché alla fine noi dobbiamo far vedere questo Cristo, dobbiamo essere questo Cristo, capo e corpo, che veramente, ecco, cerca di porsi nella storia di oggi in maniera tutta nuova da quella di ieri. E allora facciamo insieme una salve regina alla Madonna e poi Don Maurizio ci dà la benedizione. Salve, o regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Buona serata a tutti e grazie.